Salve, riunione di redazione a pochi giorni dal voto. Come sapete, Transform Italia sostiene la lista della sinistra e volevamo fare un po' un punto su quelli che sono stati i passaggi e quali sono le cose che abbiamo oggi da affrontare per avere un successo di quello che speriamo sia appunto il risultato elettorale. Io partirei un po', come abbiamo fatto anche in questo periodo sul sito, insomma, dagli slogan un po' farlocchi di questa campagna elettorale. Cioè, uno è quello del derby tra populisti e liberisti, sostanzialmente come se ci fossero solo queste scelte tra chi ha costruito l'Europa dell'austerità e del liberismo e chi sta dentro le frontiere del nazionalismo xenofobo e razzista, senza vedere peraltro che su molte cose hanno fatto nel passato e continueranno a fare insieme. Basta pensare a quelle parti dei populisti che sono assolutamente interne alla questione dell'austerità. E l'altra è questa storia di questo slogan da Tsipras a Macron, che sembra anche lì mettere insieme le vittime con i carnefici, che non significa un po' nulla, perché Macron è a destra del Partito Popolare, un liberista, mentre Tsipras è interno al partito della sinistra europea, è UE, e quindi su questo noi abbiamo concentrato l'attenzione, che c'è un solo voto che cambia le cose, è il voto alla sinistra, una sinistra che in Europa prende alcuni milioni di voti, forse quasi 20 milioni nei vari paesi, e laddove prende i voti possono cambiare anche le cose. L'abbiamo visto in Portogallo, in Spagna, dove c'è una battaglia per fare un governo di sinistra, i socialisti sono molto titubanti, mentre Unidas Podemos si batte in questa direzione. La stessa cosa deve avvenire in Italia, dove il voto alla sinistra deve andare a rafforzare le file del CUE, in modo che il Parlamento europeo anche si possa avere un'alternativa reale a questi giochetti che lasciano il tempo che trovano.